C'ha questo esatto. gioco di merda. Allora, gli è dato dirmi cos'è Palworld nei termini di Tarkov, però. Devi usare le parole di Tarkov. Tipo, se io te lo dovessi dire nei termini di Fortnite, ti dico, guarda, va in giro, come Fortnite in terza persona, però in modalità no build. Quando vedi un nemico, tu gli puoi sparare, lo puoi colpire col piccone e addirittura lo puoi fullboxare. Capito? Questo Prego. È spiegare in termini di Fortnite. No, io ragazzi, sto entrando. Come mi posso chiamare? Qualche nome interessante. Uwu Enjoyer. Io mi te, tu lo sai? Mattia stream. Dio. Grazie mille. Come? Dai. Allora, qua mia madre è credente, la devo far venire in live. Chiamo mamma. Sì. Arriva, Arriva. Non bestemmiamo, che qua c'è gente che non è venuta. Il codice che c'è nella chat. Salve. Salve a tutti. Buonasera. Mamma mia, che bello. Come state? Dio. Oh, Enrico, c'è la mamma in corso. C'è veramente tanta confusione. Come fate? No. Vabbè, scusate, signora, purtroppo. Ciao, Laura. Dai un destra, Giorgio. Ciao, chi sei? Completamente costato. Ma quanti siete voi? Non riesco. Siamo un esercito. Buonasera Buonasera. Grazie mille. Grazie mille per essere stato. C'è stato un po' di brivido. Non pensavo l'avessi fatto per davvero. C'è stato un po' di brivido. Io sto panicando perché c'è Igo che mi sta trollando i video di due canali. Alle! Con qualche bestemmietta, quindi dici. Peggy 18. No, basta. Puoi iniziare a giocare. Giorgio sta tutto perturbante col personaggio. Veniamo? Così, Allora, tutti sull'attenti a prepararsi per giocare a Palworld. Non è che devo abbassarlo io, c'è lui che Preparatevi sta Preparatevi tutti a giocare a Palworld. Inizia, bro. Dove devo andare? Andiamo. Dove devo andare? Vai. Pianura dell'inizio. E chi è Ri? E qui inizia la nostra incredibile avventura. Oh. Allora, aspetta, adesso dobbiamo fare tutta la gilda. Che vuol dire a far male le formine? Io non so nemmeno che sto. Oh, guarda il cazzo, sto gioco. È una merda. Che devo fare? No. Ah, ottieni legno raccogliendo gli alberi, ok. Banco da lavoro. Facciamone una testa, così abbiamo banco da lavoro per tutti. Apri. Dov'è tecnologia? Faccio un po' di razzie. Tecnologia, tab, tecnologia. Tab, tecnologia. Tecnologia. Che sblocca la sfera palla. Lo sai? Fatevi la mazza intanto con la legna. Sto indo l'ascia. Ma che la voce lavoriamo qua, A posto, sto migliorando capo... come quelli che dice mia madre, aiuto. Sto giocando a merda. Ma smettila di rompere i coglioni, Oh cazzo, sto giocando a merda, perché non fai 4000 spec come su quella merda in Marvel Snap? Vai a rompere i coglioni da qualche altra parte, testa di cazzo. Enrico, caro, la tua vita è piena di frustrazione, ma perché? Infatti tu sei la prima. Io come risalgo sopra? Vabbè, allora. Spero tutti di botte, però. Uccidere le persone da pochissima exp rispetto non a catturarle, Ora bisogna fare il box palla, raga. Ah, cazzo, figo allora. Perfetto. Fatti fare due pallette, Grazie. Non è ma perché Axel lo vedo rosso? Perché non è in gilda. E perché Axel è livello 8? Perché è entrato prima. È un tryharder di merda. Mamma mia, faccio una vita, Axel. Veramente stai su Palworld. Ah, può aumentare le stats. Sì, poi dopo ogni livello che fai aumenti le tue statistiche. Tipo costruzione, attacco, vita. Nella sfera ball cos'è che fa? Qualcuno mi dà la pietra che se no faccio una strage su GTA. Posso catturare i mostri? Sì. Come cazzo mi lancia? Con la cuocio che non la puoi riprendere se la butti. Non la puoi a terra, riprendere. Vado giù a stirare un po' di roba e mi serve della scossa. Caro, Allora, più che altro c'è una cosa che, mia, che mi disturba della grafica. Dove l'hai messa, Mattia? Mi disturba la grafica di questo gioco. Ma hanno una durabilità gli oggetti? Sì, sono anche da riparare. E come lo vedo io quanto hanno di durabilità? Con tab. Puttana. Porco dio, da mettere da barra. Io di puttana. E se volessi lasciare della roba? Bro, dammi la palla. In base, aspetta, adesso vado a fare un paio di casse. Eh no, perché sono pieno. Vado a fare le casse. Sì, ma ho trollato e sono lontanissimo da voi. Beh, allora, andiamo avanti. Scusate, andiamo avanti e vediamo come va. Allora, dopo quando li catturi, vedi che utilizzo i pal proprio perché lavorano a posto mio dopo. Che quindi fai schiavismo, gli schiavi. Ma secondo me? Ma fa schiavismo. Chi cazzo è che mi sta rubando le sfere palle? Tatillo. È il colonnello. Ma è napoletano. È napoletano. Ma ragazzi, è stupidissimo. Oddio. Ah, ma prende la roba direttamente dalle casse. Sì, non c'è bisogno di tirarle fuori. Comodo, te puoi scaricare tutto dalla merda. Oh, Tatillo, grande grosso uomo del Boruto con i capelli gialli. Dimmi tu. Come passa due sfere?
Io ho fatte due. Vabbè, allora, due. Allora io, non so, io sono sempre più confuso. Non mi aiuta il mio stronzo che ho evocato. Io penso che mi abbia ucciso il freddo. Sta guardando, io l'ammazzo. Ok, quindi sono un conquistadores che è appena arrivato in America, mi stai dicendo. Precisamente. Esatto. Allora. Che no, Gragas mi stava aiutando a farmare. Ma che cazzo è? Ma io lo volevo. Ah, ma sei tu, Gragas. Io non lo volevo. Come lo lascio? E F. Fanguno, bro, mi mette sulla fuga. No, bro, mi serve. No, ma vedete che succede? Lasciami il piccolo schiavo. Io sto esplorando. Ah, ma ti esplora. Esploro le galline. Ma tipo, non c'è niente. Non posso filare l'80%, dai. Come fai? Bro, sto andando del fascio a prendermelo. Dove? Oh, te ne vai fuori dalla minchia. Chi è questo? I live, mi stai a scammare la roba. Basta, me ne vado. Ma vaffanculo, mi hai rubato un Pokémon. Mi hai rubato. L'ho lasciato a due di vita. Te lo sei inculato parecchio. È come le Dix. Catturalo, catturalo. Ma no, non c'è la Pokémon. È mio, lo prendo io. Bro. Ma rubato. Porca troia. Mi hanno ucciso. È morto Andrea, gli rubato. Dirlo, salvami. Che senso sta a fare? Depresso. Perché ho trovato Axel? Chiama Depresso. Allo sguardo tu c'è pochi amici, ma è gentile. Non è raro vederlo condividere il cibo. Ma ti metti a fare i vestiti, per piacere. Metti la gamma in alto a spiti. È una di male. Allora, io sto esplorando come un drago, ok? Però c'è un grosso problema di fondo. Zelda vibes. Ha trovato Depresso. No, no, sono in full modalità esplorazione e non so dove sto andando. Però c'è un problema di fondo. Io devo catturare 5 Lumble. Devi cercare. Il gioco è tutorial, non ti dà expo, fa quella roba. Sì, ragazzi, ma non c'è modo di dipparsi al campo base? Sì, dalle statue. Sì, il livello è un pochino troppo alto del mio. E catturane uno, prendi una palla, una sfera palla, una sfera poké. Sto andando al campo base. Vai. Per crearmi una palla. Ok, non devi sfere poké, Aldo. Ci denunciano. Non può essere. Io non ho capito per quale motivo c'è Game Simulator. Ma ti prego, non solleva qualcosa. No, non sono così stupido. Dai. Ho trovato un uovo di palle. Oh, boh, serve l'incubatrice. Ma lì che farma, capito? Te la fai guardare anche dolce, capito? Lasciala lì. Ottieni il prodotto, Mattia, ottieni il prodotto. Non ci riesco. Ne faccio un'altra. Aspetta, Mattia, ti faccio i vestiti, va. Allora, il gioco in sé non è male ora che ci sto giocando e sto capendo alcune cose. Pure super immediato, però c'è un grosso problema di fondo e mi sta disturbando. Mattia. La cosa che mi sta disturbando del gioco è la grafica cartoon del mio personaggio e dei pal rispetto al mondo. Ma la grafica cartunesca non ti piace, caro? Ma come è possibile questa cosa? Non è cartunesca, bro. Tadillo fuggi, so due. L'ho ucciso perché c'è del lag, capito? Apri il menu con B e scegli il banco di lavoro. Grazie. Per iniziare a ragazzi, ma quanti mangiare. Sono i mostri nel gioco? Scusatemi, più o meno 11 solo. Grazie, 111. Ah, ok, ho capito 11. Perché se ti gira il cazzo? Piglia l'ambal. Tossico di merda. È scappato in Messico questo. Ah, tu Andrei, tu se c'è il Pokémon tipo. Ma questa è una caserma, soldati! Avete creato una caserma! Che succede? Non è male sto gioco. No, Andy, non fa così schifo sto gioco. Ti dirò, lo sai che non mi sta dispiacendo. Banco di lavoro per strumenti del PAL. Devo Pensavo fosse. Ma Reaper dov'è in tutto questo? Il francese del merda. È passato. Ma detto capo. E se n'è andato. Allora, raga, facciamo una cosa. Io noi seguiamo il tutorial, poi dove arriviamo. Esatto. Però, bello, zii, ma questo che ci fai? Giochi come cicciolina nella stalla qua a destra? Sì. Aspetta, non ho capito. Ti faccio aiutare dal mio Pokémon. Grazie, carico lo schiavo. Il box dei PAL sono condivisi con tutti? Vai giù, dove c'è il box PAL, ce ne sono i tuoi e basta. Ok, che dobbiamo fare? Dobbiamo farmare. Fare i letti. Ci sei, Giorgio? E sto già andando, bro. Ah, già andato? Vorrei provare a fare quello di livello 11 che stavo fightando prima. Io ho una Mega Ball e la vorrei usare su un bel Pokémon. Qua c'è Chillet. Vedi dov'è Chillet? Livello 11. Io stavo andando là proprio. Prendete le torri mentre andate, che sono dei spostamenti rapidi, Sì, già ho già fatto. Ah, è andato a farmare un po' di minerali. L'hai visto l'indicatore? No, non lo farmare perché è assai pesante. Ok. Non volevo sturare. Dove sei andato, Tati? Faccio due frecce perché fa senza. No, sbaglio tasto.
Oh, quasi quasi lo vorrei catturare. Ma tu me lo stai vedendo in culà, scusami. Ci provando in me. Tu. E mo me lo sono preso io tanto. Non è vero, uscito. Che qua, infame. Dai, però. Vabbè, per 188% sto gambling non va? Dai, 68 andate, preso, 99% preso, vai. Facile. Ma per il care vita? Da solo. Ah, ok. Voglio un lupo. Voglio prendere un lupo. Quello è il secondo del palo. Ma come è morto? Il cervo me lo consigli da lì? Sì, anche... Il cervo sì, è tanto forte. Ah, ma voi l'avete trattato lo scudo? No. Sì, fatelo. È OP lo scudo. No, me lo scudo. È ingulato Giorgio. Partito bro, ma lo stavo facendo io. Ma tu mi stai vedendo sempre quando li sto prendendo io. Infame. Ma ho capito, ma tu a me mi sembri tu. Sono indietro a fare due sfere. Ho sbagliato tasto. Oh, porco. Qualcuno mi dice, mi descrive perché questo gioco è così figo in una parola, per cortesia. È diverso. Raga, qualcuno riesce a ammazzare. Ma come faccio a perdere l'aggro di un mob? Dimmi, sì. Cosa vuoi? Ma allontano. Fanculo. Allontana, basta. Dobbiamo provare a fare il boss noi? Ancora. Andrea, attento. Vai, mo. Aspetta, che sto stronzo corre. Intanto sto a fare altre casse perché siamo sempre a tempo. Ho fatto una cazzata. Non mi dire che l'hai provocato. Okay. Io sto provando ancora a catturare questo, tu dici. Deve essere buggato la prima. Perché? È stato tipo fermo 10 secondi con una schermata tutta nera glitchata davanti alla torre. Comunque quel coso lì, Gillet, lo potete catturare, raga. Arrivo. Alena, ma una roba, ma le grandezze dei world boss poi si riducono o hanno quella grandezza lì? Hanno quella grandezza lì. Okay. Tiriamo fuori palla, raga. Se tenete premuto 4 potete dirgli di smettere di attaccare i palle. Ora, per la segheria. Ok, ho tutto. Andiamo un po'. Oh! E dai, porco dei due. Me la devo sprecare la mega ball, è bastardo. L'ho sprecato io. Oh, bomba, presa. Ha preso Paolo. Ma io sono sculato, ha preso? Zio. Madonna, ha preso Chillet, l'ha preso Paolo. Sì, ma la cosa che mi ha magari io uscito con buffer in merda, che farebbe come un si fa a vedere? Lo apri. Ed eccolo qua che mi è uscito. Sincronizzazione del livello. Sì, vuol dire che è troppo livello alto di quello che c'hai. Cannone e lui... draconico, missile di ghiaccio. Avvia compagno, donno la subdola. Come posso vedere le stats? Con un'ultima ball. Vai su palli in squadra e clicchi su di lui. Ok. Oppure tramite il computer. Comunque si sono giocati una cosa incredibile. Che io potrei fare uno scontro con un'altra persona come Pokémon. Il PvP lo vogliono fare. Però ma è insane sta animale che ho catturato. Guarda che è, beh, bellissimo. Vabbè, dove stai? Giorgio, fammi indovinare. Guardalo. Vieni giù. Ma è bellissimo. Dove? Ah, scusa. Alla base. Gio, 50 ore che ti sei fatto il personaggio donna. Ovviamente. Ovviamente. Lo sapevo. Chi è che non l'ha fatto? Perdona. Ma che bello. Allora, se Giorgio si è fatto donna, io mi faccio una matchana. Ma però guarda l'estate. Guarda l'estate, però. Aspetta. Avete del Paldium? Bro, ma fa lei gao quando la carezzi. Per fare cosa? Sì, ma devo fare il collare. Ma le stats che ha? Cioè, che devo fare il collare per lo e che ne so io? Se sono buone. Basta capire, leggi. Cavalcalo. Come si fa a cavalcarlo? Devi fare l'item. Devi fare l'item nella tecnologia, devi sbloccarlo. Ma
Guarda, mi chiedo, ragazzi, ma veramente non so veramente niente. Per tipo, vabbè, immagino ci siano. Cioè, tipo l'avanzamento, no? Delle cose da sbloccare, sì, degli items e tutto. È condiviso o è personale? A livello 13. No, personale. È personale? Mm-mm. Ok, quindi si gioca tutti insieme, ognuno si fa i cazzi suoi praticamente. No, 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 le sue cose condivise, la base è condivisa. La base è condivisa. Bello questo, ma è livello altissimo. Hai visto Ico? Dinossom si chiama. Bello. Si tira fuori i palli e fagli menare. Fa il culo, vai. Sì, sì, che cazzo se fa? Si tira col fuoco della coglione. Madonna, ma i Pokémon, i cosi che tornano in vita ci vogliono 6 minuti, raga. 10 minuti. Che coglione. Io, raga, per fa la torre mi ha stirato tutto il party, non c'è un cristiano in vita. Anche al Palmec. È stato un genocidio, ma che è? No, sbaglio. Potete anche andare a mano, Calandrelli. Non mi fa... Oh, Lumba, ma che sei piccolo? Te l'ho detto, mi sono fatto la mesciano. Oh, guarda. Vediamo, che lo floppa e gli tira una sfera da quest'altro no, lato. No, Elena, oh, dai. Ho sbloccato la c'ho l'ultima sfera, Elena, ve la prendete, se no. Arrivo. Me la dovrei cazzi me. A meno che non hai sfere che me le puoi dare. Ne ho una. Provaci tu. Ma comunque, ragazzi, i Pokémon sono condivisi, eh. Sì, lo condivido. Prova te. Bella. C'è sfera in più, Axe. Niente. Porco. Faccelo io, vengo io. Finite. Unlucky. Vi insegno come si fa. Che vuol dire sono condivise? Etta. I Pokémon sono condivisi tramite il computer. Ecco. Come sto prendendo una pizza con un Pokémon, via. È molto bello, Drip, sto gioco. Questo gioco è veramente, veramente bello. Ci voglio chiudere come una scimmia.